Per i napoletani la tavola è sacra, così come la tradizione. È la sera della vigilia, per molti non c'è crisi o recessione che tenga. Il menù tradizionale può subire variazioni nelle dosi, ma non nella scaletta. Insalata di rinforzo, baccalà o capitone fritto, spaghetto con le vongole, nonostante in alcuni casi il costo oscilla sui 20 euro al chilo, e così via, fino ad arrivare al gran finale di dolci con roccocò, mostaccioli e cassatine. Cominciamo con un antipastino di sauté di vongole, spaghetti ai frutti di mare, baccalà fritto, capitone, baccalà in pastella, per poi finire con dolci, pastiera, struffoli ed ancora noci, nocelle e castagne del prete. Pizza no? La pizza rigorosamente, se deve essere pizza di scarole. Per digerire. Per digerire. Io faccio gli spaghetti con i gamberi, il baccalà, insalata di rinforzo. E cosa vogliamo mangiare? Un po' di dolce e basta. Lo faccio vermicelli con gli scampi, insalata di rinforzo, insalata russa, pizzelle fritte e tortano. Avete risparmiato sui regali o risparmierete sulla cena? Tutte e due cose. La delicata fase economica ha investito tutti i settori del commercio in maniera devastante, ma gli italiani, come vediamo, e in particolare i napoletani, non hanno lesinato sul banchetto della vigilia. A tavola, insomma, la tradizione regge e nessuno vuole rinunciare ai piatti tipici, anche se qualche eccezione la si trova sempre. Risparmiate sul menù del cenone? Spaghetti col tonno, che vuoi risparmiare? E pesce poco e quindi spaghetti col soffritto. Mamma me li prepara con grande dovizia ed è veramente, mangio qualche calamaro giusto fritto perché è un pesce, diciamo, mangiabile, un mollusco mangiabile, e poi dolci, tanti dolci, dalle cassatine, raffioli, roccocò.